Ceramicanda chiude il 2021 dando i numeri del settore, dati positivi da Confindustria e Acimac, ma pesano caro energia e materie prime. Alfredo Ballarini spiegherà l'impatto della crisi energetica sui bilanci. L'assessore Colla chiede una transizione energetica sostenibile. Ben ritrovati amici di Ceramicanda in pieno Natale, ben ritrovati con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo ceramico, ma non solo, da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Il maestro Comini, che ringraziamo, ci ha fatto entrare in questa atmosfera natalizia che però non pregiudica le argomentazioni che Daniela ha ricordato in apertura. Quindi continueremo a parlare di numeri, continueremo a parlare di gas, continueremo a parlare di bilanci anche in occasione di questa ultima puntata. Sì, perché come di consueto la fine dell'anno è per noi tempo di bilanci, ma soprattutto lo è per le associazioni, per le aziende, per le imprese. E quest'anno sui bilanci delle ceramiche, ma anche dei produttori di tecnologia, Roberto, pesano moltissimo i ritardi post pandemia, il caro delle materie prime, il caro energetico. Direi di andare con ordine, dovremmo cominciare con chi, Roberto? Beh, non resta che partire con lui, con il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani. Sentiamolo. Luci e ombre, lo diciamo sempre, quest'anno più degli altri, perché c'è un gran portafoglio ordini, ma faremo fatica a portarli alla produzione, causa tutte le problematiche che abbiamo intorno. Diciamo che faremo fatica, ma l'importante è che ci sia un buon portafoglio ordini, questo è il punto focale della partenza, che se non ci fosse quello i problemi sarebbero molto maggiori. Diamo qualche numero, come si chiuderà quest'anno? Non lo so, forse con un più 12, più 13 rispetto al 2019. E al netto di tutte le problematiche sulle materie prime e il gas, l'anno prossimo come lo vedete? Lo vediamo molto problematico, con il lavoro che raddoppia per tutti, perché devi, non so, le materie prime ti obbligano per esempio a riformulare alcuni prodotti, a ridisegnare alcuni prodotti, il gas ti obbliga ad aumentare i prezzi, quindi il lavoro ad andare a trasmettere questo aumento di prezzi poi ai clienti, che non sono mica sempre d'accordo che si facciano queste cose. Quindi è tantissimo lavoro in più che ci viene addosso, fortunatamente con una buona con un buon portafoglio ordine, questo è un bel punto di partenza. Io sono preoccupata come voi, non pago le bollette, però delle aziende intendo, sono preoccupata come voi dell'aumento del gas, ma in realtà quella magari è una fiammata e potrebbe anche rientrare in alcune condizioni se Putin si mette fermo e non invade l'Ucraina, ma io sarei preoccupatissimo degli ETS, quelli non hanno una bella prospettiva perché dicono che sono stati proprio strutturati così perché costino sempre di più. Sì, è quello che dicevo prima sulla cattivo pensiero che si voglia fare aumentare il costo del gas per rendere più competitive le energie alternative, ma è un fuoco di paglia e non è una soluzione, perché questo ci butterebbe fuori da alcuni mercati internazionali con delle grosse ripercussioni sulla nostra produzione locale. Perché poi le industrie a un certo punto andranno a produrre dove ci sono i mercati se non trovano una validità. Oggi molti fattori stanno lavorando in questa direzione, perché il costo aumentato dei trasporti è un'altra cosa. Chi produce negli Stati Uniti oggi è avvantaggiato moltissimo rispetto a chi produce in Europa. La politica è sorda e in questo momento ancora di più. Diceva il direttore che ancora non avete il programma per le interruzioni programmate, che quest'anno invece sarebbe importante. Sarebbe molto importante e sarà pericoloso se l'inverno diventa molto rigido, perché se dovessero aumentare molto i consumi domestici per il freddo, potremmo trovarci verso dei blackout in arrivo. Dopodiché diventa problematico se qualcuno rimane al freddo, insomma. Ma non rimarrà al freddo nessuno, perché fermiamo le fabbriche perché che non succeda.
Si parlava anche della possibilità di contratti di solidarietà per superare questo momento, perché paradossalmente, pur con tanti ordini, qualcuno magari dovrà spegnere i forni. Sì, ci può essere anche questo caso, lo abbiamo già visto anche in altri settori, lo vediamo soprattutto a Castiglione. I nostri concorrenti diretti di Castiglione hanno già fermato molti forni. Speriamo di no. Ultimissima domanda, se io fossi un imprenditore adesso vorrei credere in Babbo Natale ed esprimere un desiderio per il regalo che voglio sotto l'albero, che cosa vorrebbe? In senso industriale, per l'impresa intendo. Vorrei una maggior comprensione dei problemi e una maggior condivisione con i nostri lavoratori di tutto quello che sta succedendo. E a proposito delle problematiche di cui ci ha parlato il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, pensa Roberto che lunedì prossimo i settori energivori che noi abbiamo contattato per All for Tiles on the Road si ritroveranno tutti insieme dentro una fonderia a Torbole nel Bresciano, fonderia peraltro chiusa dal 5 dicembre a causa del caro gas, per lanciare l'allarme sul caro energia. E ci saranno con loro anche gli assessori regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna a Colla. Come facciamo a non parlare di questi argomenti che avremmo voluto evitare? Cioè avremmo voluto che questa fosse veramente una puntata natalizia, allegra, serena. E beh, come si fa? Questa settimana il gas ha raggiunto quota 1,8. 1,8 al metro cubo. Se pensiamo che per ogni metro quadrato prodotto occorrono minimo 2,5 metri cubi di gas, beh, questo veramente rischia di fare chiudere qualche azienda, chiusure prolungate, e il fatto che tutti questi settori energivori si ritrovino all'interno di una fonderia, come dicevi tu, chiusa dall'inizio di dicembre, la dice lunga. Ecco, io mi auguro che insieme a tutti questi settori energivori, che sono acciaio, vetro, carta, cemento, ceramica, ci sia spazio anche per il sindacato, perché lo sciopero, la piazza, non è nelle corde degli imprenditori, lo è invece del sindacato, e credo che sia giunto il momento che, in aggiunta al dialogo, ci sia spazio anche per una protesta di piazza. E bilanci positivi anche per i produttori di tecnologia, ma su questi impattano i costi dell'aumento delle materie prime e dell'energia. E infatti il presidente di ACIMAC Mongardi ci parla di un aumento dei costi di produzione del 30%. Sentiamo. È un anno, diciamo, tra luci e ombre. C'è il lato positivo che è, ovviamente è il fatturato. Abbiamo i numeri e portano un più 45 nel 2021 rispetto all'anno precedente, seppur l'anno precedente è stato un anno abbastanza strano perché è stato l'anno del Covid. Comunque, portiamo il nostro giro d'affari delle macchine per il comparto ceramico a 2.143, 2 billion e 143 milioni, che non è il record. Il record fu fatto nel 2017 ed era 2.237, però ci siamo molto vicini e siamo molto contenti perché, tra l'altro, vediamo anche il prossimo anno che, quantomeno per la prima parte dell'anno, i nostri associati hanno già parecchio portafoglio e quindi fa ben sperare che anche il prossimo anno possa essere un trend simile, se non anche in leggera crescita, anche se diciamo si intravede un po' di incertezza sull'ultima parte dell'anno, sull'ultimo trimestre, però diciamo che siamo fiduciosi. E questa è la parte, diciamo, di luci. La parte di ombre dell'anno in corso purtroppo è legata al contesto mondiale che stanno vivendo tutti, cioè la disponibilità di certa componentistica e di certe materie prime. Abbiamo avuto purtroppo, e non è un piagnisteo assolutamente ci guardi da questa cosa, abbiamo avuto nel corso dell'anno degli aumenti che non avevamo previsto. Purtroppo noi, diciamo, costruttori abbiamo subito completamente l'impennata delle materie prime, quindi l'acciaio, tutti i materiali ferrosi, l'energia elettrica, il gas, e questo ha inciso, diciamo, sui costi delle nostre produzioni, abbiamo stimato per circa il 30%, cosa che ovviamente non siamo riusciti a ribaltare sui nostri clienti, un po' perché onestamente
ci vergognavamo anche subito, e che però purtroppo sono numeri che sono verificabili in qualsiasi momento e che ci costringono comunque a quest'anno qui, noi tutti, ad abbassare i margini. Praticamente abbiamo incamerato l'aumento dei costi senza poterli scaricare sul mercato. Quindi ecco. Sicuramente avremo, diciamo, un aumento dei volumi, però sicuramente le marginalità di noi tutti saranno molto più basse. Ecco, i numeri che hai espresso si riferiscono ad una media di quelli che fanno parte della vostra associazione, cioè bello, piccolo è ancora bello oggi, o hanno riguardato questi aumenti di fatturato soltanto i grandi, i big? No, hai toccato un tasto giusto, piccolo oggi è più complicato. Praticamente il problema del Covid, che ha fatto sì che le aziende più strutturate, più grandi, diciamo, avessero un'organizzazione localizzata nei posti dove si è sviluppata la ceramica, ha fatto sì che abbiano tenuto di più l'anno scorso, ma anche quest'anno sono ripartite molto meglio. I piccoli hanno la difficoltà a viaggiare, che è una difficoltà obiettiva, oltre alle fiere che ovviamente, come sapete, noi non abbiamo fatto il Tecna, che era l'evento internazionale in cui anche i piccoli potevano, diciamo, accedere a dei contatti che altrimenti erano difficoltosi per loro. Non avendolo fatto quest'anno, purtroppo il piccolo ha subito, non sta andando male, però non ha subito quella crescita che hanno subito le grandi aziende. Abbiamo la fortuna, Roberto, di poter chiudere l'anno con una buona notizia. Mi riferisco alla sede di Viano di Graniti Fiandre. Nelle settimane scorse era circolata voce di licenziamenti e di chiusura dello stabilimento. Effettivamente è stata confermata la chiusura dello stabilimento di Viano per una riorganizzazione all'interno del gruppo, ma il gruppo Iris ha deciso di spostare tutti gli operai che lavoravano a Viano nelle altre fabbriche di Castellarano, Sassuolo e Fiorano, riconoscendo peraltro loro anche l'indennità chilometrica e addirittura stabilizzando 10 lavoratori che non erano stabili. Ma io aggiungerei una cosa ad onor del vero, sempre perché Ceramicanda va alla ricerca della verità, si informa, chiama, telefona, e parlando con un ex direttore di produzione proprio di quello stabilimento, il commento è stato: il dottor Minozzi avrebbe potuto farlo prima, perché lì non c'erano i margini per produrre. Oggi le aziende o sono tecnologicamente avanzate ed è l'unico modo che hanno per essere competitive sul mercato, oppure devono chiudere. Io credo che l'abbia fatto con eleganza, insomma, non facendo perdere alcun posto di lavoro e aggiungendo anche un riconoscimento ai chilometri che i lavoratori dovranno fare nel momento in cui andranno a lavorare a Castellarano. Vi abbiamo parlato dell'assessore Colla, che sarà accanto agli imprenditori della ceramica, ma non solo, lunedì, per lanciare il grido sul caro energia e sulla richiesta di una transizione energetica sostenibile, argomentazione che aveva già trattato nell'intervista realizzata dal direttore Roberto Caroli qualche giorno fa per All for Tyson the Road. Sentiamo. Meglio avere un po' di problemi sui costi dei materiali che avere un lockdown sanitario, perché adesso questa regione, tutti gli indicatori, Prometei Anomima, cresce del 6,5%, quindi abbiamo indicatori cinesi, la stragrande maggioranza delle imprese hanno un portafoglio ordini che guarda il futuro, addirittura alcune stanno avendo indicatori anche più alti del 2019, e anche in settori energivori come la ceramica, oggettivamente gli ordini ci sono. Certo è che ci sono alcune speculazioni in atto. La prima speculazione ovviamente sui materiali. I materiali, cosa è avvenuto? Che nel 2020 sono stati smaltiti i magazzini senza produrre, cioè il mercato mondo è ripartito tutto ad un tratto, e quindi c'è una richiesta di materiali ed è partita la speculazione, come è partita la speculazione nella logistica sui porti. Ormai c'è una logistica che non sai più quando ti arriva il materiale, i costi dei container sono schizzati. Sul costo dell'energia invece io penso che questo paese debba fare una riflessione. Ecco, il costo dell'energia. So che il presidente Bonaccini
Addirittura è volato a Bruxelles per perorare la causa dei ceramisti. Cos'altro si può fare? Beh, intanto lì abbiamo posto un problema che rischiamo da una parte che la bolletta energetica di questo paese in questi mesi, anche in una discussione con Cingolani, è schizzata a 40 miliardi di spesa aggiuntiva, quindi rischiamo il PNR di metterlo nella bolletta energetica, che non è che sia un grande risultato. È noto che noi importiamo anche energia, ma detto questo, un incremento di tale portata, soprattutto sugli energivori, rischia di non solo di mettere fuori mercato, ma di avere dei costi di produzione che il mercato non sarebbe mai in grado di assorbire. Quindi è volato a Bruxelles per porre il problema degli energivori e della giusta transizione. La transizione, è bene dirlo, la dobbiamo fare col gas, perché prima di avere delle rinnovabili che siano in grado di far andare dei forni delle ceramiche o dei forni dell'Ilva, perché il problema non è solo sulle ceramiche, tutti gli energivori, alluminio, carta, ferro, non abbiamo ancora le rinnovabili in grado di avere quella forza e quella potenza. E quindi secondo me bisogna dirci una verità, bisogna fare un'operazione europea di calmierazione dei prezzi del gas, e io non escludo, considerato che il gas ci arriva dal mondo, dalla Russia, dall'Algeria, di fronte a uno scenario di tale portata è giunto il momento anche di dirci che dobbiamo essere in grado di avere un po' più di autonomia nostra di produzione di questo fossile. Secondo, penso che bisogna fare anche un'operazione ponte. Io non escludo che guardare un po' della messa a mercato delle riserve per abbattere soprattutto sugli energivori il costo del gas, perché qui siamo a indicatori da economia di guerra dal punto di vista del come sono schizzati i costi. Bisogna prendere dei provvedimenti che abbiano questa portata. Non è una singola regione, la regione deve fare la sua parte per mettere in evidenza, fare lobby democratica per far capire, guardate che qui in mezzo ci vanno imprese e posti di lavoro. Ecco, io assessore, qualche giorno fa ho avuto un collegamento come quello che stiamo avendo in questo momento con l'amministratore delegato di una piattaforma che estrae gas. Noi abbiamo il gas metano in casa, e questo gas nella zona di Ravenna, qualora venisse estratto, darebbe ossigeno soprattutto al nostro settore. Si parla addirittura di una potenzialità di 10 miliardi di metri cubi di gas, e costerebbe circa 5 centesimi al metro cubo. Se lei pensa che in questi giorni la quotazione si avvicina all'euro al metro cubo, beh, io credo che gli imprenditori della ceramica avrebbero tutte le ragioni di questo mondo ad alzare la voce. Senta, io ho sempre pensato che il costo dell'energia fosse uno dei problemi strutturali che metteva in discussione la produttività di un grande paese manifatturiero come l'Italia. Noi stiamo facendo il PITESAI, che è il piano regolatore del dove posso estrarre o non estrarre il gas. Siamo a tiro rispetto a quella definizione. Quella è un'area demaniale dove c'è la più grande esperienza internazionale di professionalità e di cultura industriale, di capacità su quei settori invidiati in tutto il mondo. Attenzione che noi, se la giochiamo male lì, in quell'area lì, la giochiamo male per il paese. Io questa cosa l'ho detto anche perché penso che sulle concessioni in essere, quelle in essere, quelle che abbiamo già, non è che io dico devo fare delle nuove perforazioni, ma quelle in essere devono essere riattivate e utilizzate. Tanto più che, per quanto ci riguarda, questa filosofia l'abbiamo utilizzata come regione nel dire che se ci sono concessioni in essere le dobbiamo permettere di farle funzionare, tanto più che è partito proprio adesso il pozzo Longanesi, che è un pozzo di 1 miliardo e 700 milioni di metri cubi di gas a Lugo di Ravenna. Quindi abbiamo bisogno di darci il nostro piano regolatore. La transizione ha bisogno, vuol dire, di avere una transizione a gas, e poi macchina avanti tutta con la sperimentazione
delle rinnovabili, dell'idrogeno. È noto che ci sono grandi imprese delle ceramiche, oltre che tutte le ceramiche, hanno un grosso progetto che guarda l'idrogeno, che insieme, tra l'altro con l'Università di Bologna, con anche la mia struttura Artera, stiamo studiando per presentare al PNR, ma abbiamo bisogno del giusto tempo per arrivare a utilizzare quelle tecnologie. Servono investimenti di processo, di prodotto. Penso che, ad esempio, alcuni grandi investimenti sulle ceramiche, c'è già una grande, un grande ceramista che farà con la SNAM un investimento sull'idrogeno con un'operazione green. Quindi quelli sono imprenditori che fanno investimenti sull'energia e sul green, è gente che li ha fatte prima e le vuole fare adesso. Il problema è di non creare l'effetto precipizio. Siamo di fronte a un effetto precipizio. Se non mi dai il tempo, io lo so cosa avviene. Siccome c'è una speculazione, tra l'altro se io dico emission trading, che devo pagare le tonnellate di CO2 che faccio, lì non è più un fatto manifatturiero, lì c'è la speculazione finanziaria. Siccome so che tu devi comprare, sei obbligato a comprare l'emission trading, quelle quote, e lì ci sono i fondi che stanno facendo soldi a go-go. Infatti l'emission trading è schizzata del 100%. L'Europa non può permettere una speculazione, perché quelle quote non facciamo un prezzo che viene deciso dall'Europa ed è un prezzo definito e viene utilizzato per gli investimenti green nel sistema delle ceramiche e nel sistema degli energivori di questa Europa. Ecco, io voglio molto bene all'Europa. Ho il timore che questa discussione non sia all'altezza e che ci sia una speculazione finanziaria rispetto all'utilizzo dell'energia. La politica, Roberto, viene da dire, resta sorda a queste problematiche. Lo dimostra una cosa avvenuta proprio in questi giorni, in fase di approvazione di legge di bilancio. Il Movimento 5 Stelle, insieme a LeU e Articolo 1, Movimento 5 Stelle, che lo ricordiamo è quello del No Trivelle, ha bocciato il finanziamento all'ENI per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio della CO2 a Ravenna, che noi peraltro avevamo già citato come una buona pratica che poteva essere presa ad esempio anche dal settore ceramico. Quindi la politica continua a creare disagio. Ma continua a creare disagio perché è lontana dalla realtà, cioè un conto sono le imprese, sono i mercati, altra cosa sono questi politici che, essendo troppo lontano dalla realtà, non riescono a capire l'effettiva necessità, l'effettivo bisogno, e questo ne è l'esempio clamoroso. E cosa dobbiamo farci? Cioè, alla fine poi questi politici siamo noi, chi è che li ha scelti, chi è che li ha votati? Ecco che bisognerebbe star qui a disquisire sulla democrazia, sul concetto di democrazia, però non ne ho voglia perché è Natale. Vi abbiamo parlato molto in queste settimane di quanto il caro gas pesa sui bilanci delle ceramiche. La persona migliore a cui fare questa domanda però è Alfredo Ballarini, il suo mestiere sono i bilanci, gliel'ha fatta il direttore, sentiamo cosa ha risposto. Cioè l'EBITDA, il famoso EBITDA, è aumentato da un anno all'altro, sia in valore assoluto sia in percentuale, direi quasi 2 punti percentuali. Siamo sul 13,74% del 2020 contro il 12% dell'anno prima. Allora ritorniamo per un attimo a scuola, tanto per capirci. Certo. Che voto possiamo dare, cioè un EBITDA sufficiente, un EBITDA da 6, che valore deve avere? Un EBITDA che ha 4 come voto, che EBITDA deve essere? Dunque, guarda, non è che sia proprio così rigida la valutazione. L'EBITDA è sempre, tu sai, una redditività lorda, dopo devi togliere gli ammortamenti, devi togliere gli interessi passivi, devi togliere le imposte. Quindi quello che importa è che l'EBITDA di un'impresa sia proporzionato a quelli che sono i costi sottostanti, in modo da lasciare ai soci e investitori un utile che sia soddisfacente. E, qua stiamo parlando di una media di settore, quindi tante imprese messe insieme. Ci sono aziende del settore ceramico che hanno degli EBITDA che superano questo medio anche di 10 punti percentuali. Per intenderci, capito? Però quello che conta poi alla fine, naturalmente, per il socio è che rimanga un utile soddisfacente per chi ha investito i soldi nell'impresa. Ecco, e quando abbiamo un EBITDA negativo, può succedere anche quello? L'EBITDA negativo è un grosso problema, perché chiaramente se tu hai già l'EBITDA negativo
a meno che tu non abbia delle voci straordinarie positive sotto, sai che l'azienda chiude in perdita, ma chiude in perdita e rischia anche di avere delle problematiche finanziarie, perché l'EBITDA è la fonte anche di tutti dei flussi di cassa dell'impresa. Quindi averlo già negativo a questo livello significa che sicuramente è un'impresa con dei problemi. Quando tu vedi un EBITDA negativo puoi dire con certezza che lì ci sono dei problemi grossi da risolvere. In che modo il costo dell'energia che stiamo vivendo in questi giorni, cioè da settembre ad oggi, può impattare sui bilanci di questo 2022? Io ti parlo prima di come potranno impattare sul 2021, che forse è più visibile. Intanto ti dico una cosa, che io non mi fermo soltanto ai dati del 2020, io ti posso dire anche quelli che sono già le tendenze a fine marzo 2021 e fine giugno 2021 per quanto riguarda le ceramiche mondiali quotate in borsa. E quello ti dà già una sensazione di quello che sta succedendo in quest'anno. Perché? Perché tu vedi che intanto le ceramiche mondiali sono di solito a un livello di redditività inferiore al nostro. Quest'anno, al 31 marzo, loro segnavano un incremento di fatturato ben del più 17% rispetto al marzo precedente, livello che è stato incrementato ulteriormente a fine giugno. Di più, se tu vai a vedere l'EBITDA di queste ceramiche, che come ti dicevo prima normalmente è di sotto del nostro livello, tant'è che nel 2020 era l'11% quando noi siamo quasi al 14%, al 31 marzo e al 30 di giugno segnavano un più 18,5% di media, quindi un salto notevole sia di dinamica di fatturato sia di qualità della redditività. Tu sai che gli aumenti del gas sono partiti i grossi aumenti, sono partiti da giugno di quest'anno, però il problema non riguarda tanto queste ceramiche mondiali, tra virgolette, perché il grosso del problema del gas l'abbiamo noi europei, più che il resto del mondo. E dopo, se mi darai l'opportunità, te lo farò vedere anche dal punto di vista grafico. Ti volevo rispondere appunto a come potrebbe impattare l'aumento del gas nel 2021. E dicevo, tu sai che il gas è partito nelle sue quotazioni, negli aumenti consistenti, a giugno di quest'anno. Io ho provato a fare una simulazione prendendo come incremento dei costi di produzione i dati che venivano forniti da un nostro imprenditore, un noto imprenditore della ceramica, che ha postato poco tempo fa un suo post su LinkedIn e ha messo chiaramente quelli che erano i costi sia di gas che di energia elettrica, e con un aiuto chiaramente dell'ingegner Canotti, perché io sui costi non ho una esperienza quotidiana sui costi industriali, abbiamo ricavato che ci poteva essere in uno dei periodi peggiori di questi aumenti un incremento dei costi per metro quadro di circa il 384%. Però questo incremento, anche ammettendo che rimanesse così, ripeto, la quotazione del gas va su e giù, quindi non è detto che rimanga ai livelli massimi per tutti i mesi, ma anche ammettendo che rimanesse a questi livelli, noi lo dobbiamo mettere soltanto per la metà nel 2021, perché parliamo tra giugno e dicembre, quindi un 192% impatterebbe sul bilancio. Se questo fosse, l'EBITDA diminuirebbe di più del 50%, di quasi il 70% rispetto a quello del 2020. Però c'è un altro elemento da considerare nel 2021, che abbiamo visto nelle ceramiche mondiali, e che è l'incremento, si spera anche il forte incremento di produzione e fatturato. Se noi andiamo a mettere anche l'incremento della produzione e del fatturato nella nostra simulazione, abbiamo un EBITDA che diventa circa con un aumento del 15%. Quindi le ceramiche mondiali sono aumentate di circa il 17%, almeno a fine giugno, come fatturato. Se noi avessimo un incremento medio del 15%, riusciremmo ad ottenere circa
un EBITDA simile a quello del 2020. Quindi, sempre che non scarichiamo parte dei costi nel prezzo medio. Questa ipotesi si basa sul fatto che ancora non scarichiamo nulla sul prezzo medio. Beh, non possiamo che chiudere questa ultima puntata dell'anno con una curiosità, lo devi a me, lo devi ai nostri amici telespettatori, insomma, dopo tanti anni di collaborazione, perché proprio adesso gli occhiali? Beh, mio nonno ti avrebbe detto che è una questione di primavera. In realtà li potrei anche togliere adesso perché ho finito di sbirciare i miei iscritti e da lontano vedo ancora benissimo, ma da vicino, ahimè, si dice che quando finiscono le braccia cominciano gli occhiali. Avevo ancora un pezzetto di braccia, ma ho preferito rimanere un po' più, diciamo così, in posizione. Veniamo comunque ai saluti, ai ringraziamenti, agli auguri, insomma gli auguri a te Daniela, gli auguri ai cameraman, ai tecnici della regia, a tutti i collaboratori di Ceramicanda che ci danno la possibilità di crescere ogni anno, crescere anche in termini qualitativi. Mi fai fare un augurio a chi ci sostiene ogni giorno, ogni anno, perché noi siamo una voce libera, come dici sempre tu, e ci piace occuparci del distretto e lo facciamo perché ci crediamo, tu ci hai creduto e noi ti stiamo seguendo in questa missione, diciamo. Però è grazie ai nostri sostenitori se possiamo continuare a farlo. Ma certamente sì, credo che siccome non regala nulla a nessuno, se abbiamo ancora questo seguito, se abbiamo ancora chi ci sostiene, evidentemente è la prova provata che stiamo lavorando bene, ed è per questo che ringrazio tutta la redazione, tutti i collaboratori di Ceramicanda. Auguri ovviamente a tutti quanti voi. E gli auguri adesso ve li fa Sandro Comini, sentite. Ciao a tutti, ciao. Insieme ai miei amici, ciao. Vogliamo augurarvi un buon Natale, un Merry Christmas, buon Noel, Feliz Navidad per todo il mondo, and for all. Siete pronti? Andiamo! Ciao, al prossimo anno!